ragazzi, io scapperò con questo. Forse non sembra veloce, ma in realtà molto molto veloce, davvero veloce, scattante, e questa roba qui così larga è molto stabile. Bellissimo. Ci vuole una cosa così in Italia, con tutto il pavé che abbiamo. È davvero fantastico. Ah, in penna. Invece così? Dai, andiamo prima di... Ok, non mi sono fatto vedere. È una bestia davvero sta roba qui. Ha un ammortizzatore dietro e un ammortizzatore davanti. Ha una batteria da 26 ampere ora, 48 volt, ok? È una bestia. Ha un motore di 600 watt, ha anche le luci qui sotto. 50 km all'ora questo qui. How do you change the power level? 100 watt, ok, change kilometers. Ok, sono un genio, ragazzi. Okay, so this is the most powerful. Is the battery charged enough? So this is it's maximum power, right? Yeah, yeah, yeah. Okay, I will try to not kill myself. Ooh, in penna quasi. Wow. Guarda che luci che ha, è una bestia. E poi è molto stabile, molto facile da pilotare, altro che monopattino. Quanto costa? Dice al consumatore finale in Europa, lo vendono a 1000 euro. Se fosse stato a 450 euro io lo comprerei. Voi cosa ne pensate? Ecco, scrivete un commento sotto, vi faccio vedere la marca anche. E a quanto lo comprereste? Ragazzi, prima stavo dicendo che quella è una bestia, ma adesso vi faccio vedere una cosa incredibile. Wow! Ok, indovinate quant'è la capacità della batteria di questa bestia. È una 32 ampere, ma 32 ampere non a 36 volt, a 72 volt. Due motori ci sono, ecco. Wow! Ammortizzatore davanti, dietro, anche il design è molto bello. Fatto molto molto bene. Ok, questo è il modello. Mi dicono anche che è richiudibile, adesso me lo chiudono. Chissà quanto è richiudibile. È richiudibile, però pesa 60 kg. 1600 watt per motore, incredibile. Indovinate invece quant'è la velocità massima? 100 km all'ora. Come si fa a regolare 100 km all'ora? Con questa levetta qua? È impossibile. Oh, siete curiosi di provarlo? Sicuramente sì, ma io lo provo davvero. In questo momento è 76 volt, 77 volt perché è carica la batteria. And now it's a single model, dual model, touch, dual model. Ok, si può utilizzare sia un motore singolo o anche doppio motore, schiacciando questo bottone qua. What is the eco turbo? It's an economic turbo. Yeah. To save the power. Ok, single, motore singolo per adesso. Oh. È difficile controllare la... No. Beh, questa roba qui è da provare qua, mi sa che non è... Ok. Dovrebbe essere... È un solo motore questo, è incredibile. Facciamo due motori.
Ah no, ecco, era due motori. Adesso sono un motore singolo, il che è molto più... fa meno paura. Ecco, sì, sì. È una bella idea questa cosa del doppio motore. Doppio motore. Vediamo il freno. Ok. Il freno è ottimo, anche il freno. Wow. Non so quanto costa questa bestia qui, ma di sicuro una volta nella vita bisogna provarla. E, ok, capisco sicuramente che è una bestia questa roba qui, e andare sul marciapiede non potete andare, in strada probabilmente, o almeno con le leggi attuali, non potete andare. Non solo sia per la velocità, ma anche la coppia che ha, o diciamo l'accelerazione che ha con il doppio motore, è una cosa incredibile e probabilmente... è troppo questo coso qua, però sicuramente in montagna sarebbe molto molto comodo. Se uno abita in montagna e vuole andare in giro, anzi, questo è fantastico. Non lo so, sto cercando di trovare una scusa per prenderlo, perché lo voglio. Non posso mettere una statistica su questo, perché non so che cosa ne pensate, e voglio sapere veramente che cosa ne pensate. Scrivetemi un commento sotto, ditemi di cosa pensate di questa bestia. La volete? Ok, i design di questa ditta mi piacciono tantissimo, si chiama Unicall. Sono design veramente unici. Abbiamo appena visto la bestia qui, però mi piace questo, che sembra meno bestia, ma ha le ruote larghe e anche due ammortizzatori. Sembra anche una batteria bestia qua, vediamo le specifiche tecniche. Anche questo è doppio motore e si può utilizzare un motore da solo o due motori insieme tramite la levetta qui. Due motori o un motore, o se no risparmio energetico. Due freni a disco, arriva fino a una velocità massima di 55 km all'ora. Si può avere con batteria da 26 ampere ora, da 18,2 ampere ora o da 10 ampere ora. Tutti a 52 volt, e il modello è X8 DDM, molto bello, richiudibile. Ecco, vediamo il peso. Il peso massimo che posso portare è 120 kg, e il modello pesa 33 kg o 35 kg in base alla batteria, che non è tantissimo in realtà. Ha uno schermo LCD, vediamo, ci sono tre velocità. E doppio motore o singolo motore. Adesso mi viene il dubbio che quando ho provato questo non ho provato la velocità massima, e voglio verificare. Eh sì, porca miseria, ero al minimo. Incredibile, non è possibile. No, no, incredibile questa roba. Ok, allora adesso provo questo. Doppio motore, singolo motore, andiamo. Let's go. Potenza massima, doppio motore. Vediamo. Ok, potenza massima doppio motore. Si vede che la batteria è scarica, perché quando accelero diminuisce il voltaggio, quindi non è al massimo della sua carica la batteria, però è ottimo. Ok, l'accelerazione è graduale, più graduale di quell'altra bestia. E... ah, ecco, qua c'è il voltaggio, 56 volt, ed è una cosa molto utile il voltaggio. Il voltaggio è una cosa molto utile, specialmente per uno come me. Invece, se uno non vuole saperne niente, può anche guardare qui il livello della batteria. So, if you push it, is it single or dual? This is single, this is dual. Dual, ah, ok, allora... allora ero... ah, ecco! Wow! Col doppio motore è incredibile. Oh, col doppio motore è una cosa... sì, è una bestia. Molto, molto, molto bello.
Adesso vediamo quanto costa questa roba qui. Oh, ci sono le luci anche, proviamolo con le luci. Mi sa che lo provo solamente per piacere personale. Molto stabile. Nonostante la velocità... Ah, quanta velocità abbiamo fatto? Vediamo. Quanto? 26? 33? Saranno più di 33 questi, impossibile. Ok, un po' di tempo che stavo pensando a questa cosa e uno dei miei obiettivi era cercare un monopattino del genere, perché ho provato la maggior parte dei monopattini che ci sono e per le strade italiane sì, vanno bene, ma preferirei veramente, o stavo cercando in particolare, dei monopattini potenti come questo e che abbiano delle ruote gonfiabili e abbastanza larghi e anche un po' alti, anche hanno un diametro maggiore rispetto a quello che c'è nel mercato. Questo perché? Perché le strade sono disastrate e abbiamo tanti pavé, quindi se uno lo deve utilizzare per diciamo per uso quotidiano e ha il pavé, sono un po' fastidiosi quelli che hanno le ruote più piccole e più sottili, non sono fatte proprio per le nostre strade e prima o poi se andate sul pavé probabilmente anche se hanno gli ammortizzatori un bel mal di schiena vi verrà, perciò questo è molto particolare perché è 10 celle, ha 12 ampere ora come batteria di capacità, non costa neanche tanto, adesso ho parlato appena adesso con Banggood per vedere di trattare con la ditta perché ha una capacità molto alta, arriva a una velocità di 25 km all'ora. La ditta ha detto che può aumentare la velocità, non è un problema, però non lo fanno per il limite legale e ha un motore di 250 watt, quindi va bene anche con la legge italiana. Ok, pesa 18 kg, vediamo, beh, neanche tanto in realtà, è buono. Mi piace molto, abbiamo solamente un freno a disco dietro, non so se il freno davanti frena lo stesso, diciamo, con l'elettrico. In realtà è molto molto simile allo Xiaomi 360, anche qua le ruote sono molto simili, diciamo come forma non come dimensione. Abbiamo un freno a disco dietro, non so se la luce, sì, la luce posteriore funziona anche quando schiacciate il freno e abbiamo anche una luce LED anteriore. Bellino, mi piace molto. Però devo dire la verità, sicuramente preferirei una cosa del genere rispetto per esempio allo Xiaomi 360 e sicuramente mi sentirei più sicuro. Bene, io vi ho detto che cosa ne penso, ditemi voi cosa ne pensate.